E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale Il Signor Shady. Siamo su PES 2016 per continuare il campionato Master con la Roma. Ci abbiamo la partita contro il Torino in casa e ce l'andiamo subito a giocare, perché poi abbiamo un'altra partita molto importante contro il Liverpool. Tra l'altro vorrei assolutamente modificare la formazione perché dobbiamo far riposare i giocatori che sono abbastanza stanchi, non tantissimo, però facciamo giocare chi gioca un po' di meno. Quindi farei giocare il signor Özil al posto di Massuro che sta male. Marzialino facciamolo giocare, anche se vorrei farlo giocare titolare nella prossima partita. Xabi Alonso stessa cosa. Diallo lo mettiamo. Faccio riposare Perin con Abbiati. Drogbino lo voglio far giocare perché col Torino comunque non dobbiamo rischiare perché c'ha Payet ed Harry Kane, anche Arda Turan, c'è una bella squadra. Anche Klaasi, bella squadra, bella squadra. E facciamo giocare Bannan in memoria del nostro amichetto Duster Luke. Sì, va bene, va bene. Gioca Bannan anche se non è in forma, Porello sta un po' male. E andiamo in partita. Eccoci qua, siamo pronti? Dobbiamo prendere altri 3 punti oggi per cercare di assicurarci la vittoria del campionato che sta per arrivare finalmente dopo 4 anni, ragazzi. Bravo Drogbino. E con la bomba. Porca miseria. Siamo partiti benissimo. Drogbino, pallone d'oro, ragazzi. Azione Origi. Rientra un po' così. Ma il tiro. No! Che brutta merda. Azione Drogbino. Ho provato l'Eurogol. Drogbino ce l'ha queste cose, quindi ho detto massimo, proviamoci. Purtroppo non è andata bene. Azione, ho spazio. Ragazzi, è troppo forte Drogba, cioè non c'è più gusto ormai contro queste squadre. Mamma mia, il cambio che ci abbiamo avuto in quest'ultima, cioè in questa stagione, ragazzi. Incredibile, dopo 3 anni, 4 praticamente, in cui arrancavamo tra terzi, sesti, quarti posti, solo un secondo posto in Serie B che ci ha garantito la promozione diretta in Serie A al primo anno. Poi gli altri due sono stati un po'. Ci aspettavamo, diciamo, un po' di più da quella coppia d'attacco che ci avevamo. Avevamo Falcao. Oddio, e poi chi avevamo in attacco? Falcao, eh? Insomma, avevamo una bella coppia d'attacco. Adesso non mi viene in mente. Pensate un po', manco mi ricordo i miei ex giocatori. Testa di cazzo da allenatore. Batti subito. Batti subito. Bella. Origi. Peccato. Ho provato il fintone là, dentro l'aria. Comunque io, ragazzi, da Benassia mi aspettavo un po' meglio, sinceramente. Bella per Origi, questa è buonissima e se l'è cagato. Mannaggia la miseria. Origino, pure da te mi aspettavo un pochino di più. Delle volte ci ha avuto delle partite molto buone. Però la maggior parte no. Marzial anche aveva avuto un momento veramente buio. Ma proprio tanto. Poi si è ripreso incredibilmente. Invece Drogbino è sempre stata una bomba. Sempre. Anche a 16 anni. Sono Bannan. Bannan rischia di segnare. Probabilmente se avesse segnato l'avrebbe dedicato al signor Duster. Tasci sua. Va bene, adesso facciamo il golletto da calcio d'angolo. Attenzione. Drobino. Che fa? Liscia. Gran gol di Arcas. E la chiudiamo qui, ragazzi. 2-0. È praticamente finita la partita. Stavamo tipo all'86esimo. Mi sembra, a meno che non sto di una cazzata. 89esimo, va bene, va bene. Un 6 al contrario. Oh, finalmente è finita. Finalmente, finalmente è finita. Quindi, aspettate, perché esultano così tanto? Abbiamo vinto il campionato! Abbiamo vinto il campionato con delle giornate di anticipo. Siamo i campioni, regà. Campioni. Porca puttana. Porca puttana. Incredibile, incredibile, vincitori del campionato italiano. Grandissimi. Finalmente ce l'abbiamo fatta, regà. Ce l'abbiamo fatta dopo 4 anni, bastardi. Grandissimi.
Drogbino alzerà la coppa. E godiamoci questa festa. Grande Rabiot, grande stagione di Rabiot. Grandi ragazzi. Che bello, finalmente siamo vincitori. Abbiamo vinto qualcosa, ragazzi. Non mi fanno vedere quando alziamo la coppa, però sti cazzi. Mamma mia. Troppo felice, ragazzi miei, troppo felice. Eccola qui la classifica finale. Roma 76, Genova 68, Milan 68, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta con tipo delle giornate di anticipo, mi sembra. Mo' non sono sicuro. Andiamo a vedere un attimo, ragazzi. Incredibile, abbiamo vinto il campionato finalmente. Non potete capire da quanto aspettavo questo momento. Allora, abbiamo finito mi sembra con una giornata di anticipo o due. Adesso abbiamo la partita contro il Liverpool, ragazzi. Andata di Champions, giochiamo in casa, quindi cerchiamo di non prendere gol, perché i gol fuori casa lì su, cioè, sono pesanti, sono molto pesanti. Gli andiamo in partita. No, ho sbagliato, ragazzi. Sto facendo giocare Benassia, che quando gioca in Champions fa cagare. E non sto facendo giocare Martial, che dovevo assolutamente far giocare perché sta giocando benissimo. Ok, dopo la vittoria. Com'è il secondo turno? Scusate, ma che contro il Liverpool ci ho già giocato? Ah sì, perché sto facendo questo. Ok. L'ho già registrato l'episodio con il Liverpool. L'ho già registrato, è vero, mi ero scordato. È andata benissimo, è andata benissimo, ragazzi. Quindi abbiamo vinto fuori casa 0-2, insomma. Abbiamo, sì, ha ragione Caressa, abbiamo già un piede in finale, raga. Bella stazione, ma che azione incredibile. E la chiudiamo subito. La chiudiamo subito. Siamo troppo forti, ragazzi. Quest'anno siamo troppo forti. Se perdiamo la Champions è veramente un peccato, raga. È veramente un peccato. Bella! Mamma mia, Mastur, ragazzi. Mastur! Mastur! 2-0. Ma quanto abbiamo di affiatamento, raga? Mamma mia. Che giocate, che giocate. Grandissimi, sono fiero di voi, miei piccoli pisellini. No, traversone. Traversone di Drogba, ma quanto è forte, raga. Quanto è forte. Oh, ma che è sta roba? Oh. Mamma mia, stanno attaccando come le merde. Dai, magari ce la fanno a fare un gol, su. 4-0, ragazzi, 4-0 tra le due partite. Tra andata e ritorno, due gol per parte gli abbiamo fatto. Ci abbiamo una squadra che ormai è pronta per la finale. Bello sto lancio, fuori gioco. Porca miseria, porca miseria. Dai, è quasi finita. Ci facciamo questi ultimi minuti insieme per vedere i festeggiamenti. Oh oh. Chiusura di Mc. E grande Perin. Ragazzi, Perin è stato un acquisto veramente incredibile, ci ha salvato un sacco di volte. Rispetto a quell'Abbiati che avevamo Renato, che faceva un po' tante cappellate. E via. È salito il portiere, ragazzi! È salito il portiere! Vatteyes da solo! Voglio entrare col pallone! No, no, no! No! Cazzata, cazzata. Mannaggia a me. Potevamo fare il gol con Tejes. Invece Memphis era appena entrato. Il signor Depay. E ci ha recuperato. Comunque, siamo in finale, ragazzi. Siamo in finale di Champions. E io sto pensando di fare una qualcosa. Diciamolo così. La finale di Champions. Ce la giochiamo adesso, ragazzi. Non mi frega niente. La serie finisce oggi. Finisce oggi la serie, ok. Quindi simuliamo contro il Chievo. Simuliamo. E vediamo un po' quello che succede.
Eccoci qui ragazzi, allora ho simulato ben due partite, quindi l'abbiamo vinto con tre partite di anticipo il campionato. Ho simulato sia quella col Chievo che quella contro i Blue Red e sono stato nominato miglior allenatore del campionato, ragazzi. Miglior allenatore. E ci siamo. Qui c'è il filmato della Champions, purtroppo mi dispiace, ma ve lo devo far saltare. Ci abbiamo la finale contro il Chelsea, che quindi ha buttato fuori il Milan, me l'aspettavo. Anche se un derby italiano mi sarebbe molto piaciuto. Quindi, ci siamo ragazzi. Dopo 4 anni, siamo qui a giocarci il premio di miglior squadra europea del 2020. Del 2019-2020. Ok, allora, schema di gioco. Direi di andare con Martial. Mi dispiace Origi, ma non giocherai una finale di Champions. Benassia, lo leviamo. E giocherà il grandissimo Zuma. Ci siamo ragazzi, questa sarà una partita molto tosta. Spero tanto di vincere perché ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo dopo 4 anni, cazzo. Finale naturalmente a San Siro, perché quest'anno si giocava a San Siro, quindi me l'hanno messa a San Siro. Ed ecco la coppa, ragazzi, che ci attende. Non ci posso credere. Questa serie sta per finire, ragazzi. Dopo non so quanti episodi, saranno 107, 108. Dopo 108 episodi, siamo giunti alla fine di tutto, di un ciclo. Ed ecco l'ingresso al campo. Questo ce lo gustiamo tutto, ragazzi. Per forza. Mi dispiace che il Chelsea non ha le licenze, mi dispiace tantissimo. Ed eccoci qua, raga. Queste sono le nostre facce, i nostri idoli. Mannaggia a voi, mannaggia. C'è sta gente che me la sono portata appresso dal primo anno, eh. Arkas è uno di quelli, ragazzi. Dal primo anno, dalla primavera che sta qui. Adesso sta giocando la finale di Champions. Sarà tostissima. Tostissima. Il Chelsea qua è anche più forte del Barcellona, secondo me, ragazzi. Eh sì. Ed ok. Ci siamo ragazzi, è finito anche l'inno. La coppa. Chi la prenderà? Loro o noi? Non lo so. Siamo pronti, dai. Allora, è cominciato ufficialmente. Scusate se magari parlo un po' di merda, ma guardate come partono, ragazzi, guardate come giocano. Rischiamo subito. Rischiamo subito. Giocano benissimo loro. Tacci sua. No, 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 mamma mia, ragazzi. Non facciamo queste cazzate, ragazzi. Non roviniamo tutto per delle cazzate, per favore. Ok, loro sono partiti veramente assatanati. Stiamo rischiando, però. Aspettate un attimo. Mamma mia, se fosse passata. Grande intervento di Hummels. Ha salvato un gol, Hummels. Mamma mia. Ma non era fuori gioco quello? Come giocano loro? Molto più forti di tutte le squadre che abbiamo incontrato, ve lo dico. Ragazzi, soffriamo, soffriamo. Soffriamo tantissimo. Diego Costa rete. Cosa salva? Cosa salva Perin? Cosa ha salvato Perin? Incredibile Perin, ragazzi. Adesso proviamo un po' così, ma cosa ha salvato Perin? Ha fatto un gol Perin. È come se avesse fatto un gol. Ma io non riesco a giocare con loro. Non riesco ad andare avanti. Non riesco ad andare avanti con loro. Dai, non molliamo. Attenzione! Forse Drogbino ci arriva! No, peccato. Non ci è arrivato per poco. Purtroppo la velocità non è il suo punto forte. Bravo Martial, bravo Martial. Ancora se ne va Marzialino. Il tiro.
Va bene, almeno abbiamo fatto un tiro. No, 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 ragazzi. Qua Perin non è uscito però. E siamo sotto. Siamo sotto nella partita più importante dell'anno, cioè di sempre, anzi. Nella partita più importante di questa serie siamo sotto e non riesco veramente ad andare avanti. Sono troppo forti, ragazzi. Sono veramente troppo forti. Dai che siamo in contropiede. No, così no. Abbiamo sprecato questa occasione, ragazzi. Dai. Non molliamo, non... Oh! Sì, prendila! No, anche Vidal hanno. Hanno anche Vidal. Che grande squadra che è il Chelsea. Dai che abbiamo preso palla. Dai! Dai! Dai, Drobino! No! No! Quando non se lo doveva mangiare, ragazzi, è successo. È successo. Se l'è mangiato quando non doveva succedere. Mannaggia la miseria. Incredibile. Attenzione! Marcial! Marcial! Marcial attraversa! Traversa l'87esimo! Incredibile, non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Una cosa del genere, non ci posso credere, raga. No, 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 ce lo meritiamo assolutamente il pareggio. E fallo! È finita. È finita. Finisce qui, ragazzi, abbiamo perso la finale di Champions. Usciamo a testa alta, ragazzi, però, eh. Usciamo a testa alta dalla Champions. Non ci posso credere, quella traversa l'87esimo. Il calcio è questo, ragazzi. Il calcio è questo. E noi accettiamo e rimandiamo la sfida a PES 2017, ragazzi. Rimandiamo la sfida al Chelsea a PES 2017. Abbiamo guadagnato 40 milioni in un anno. 40 milioni più le servono altre. Cioè, ci arriveranno altri premi. Mamma mia, solo 40 milioni di premi di partecipazione. Solo questo. Vi può far capire che comunque siamo andati veramente bene. Ed è stato un peccato. Allora, ragazzi, io innanzitutto vorrei ringraziarvi per aver seguito con me tutti questi episodi, perché è da un anno che sto facendo PES. Sì, proprio un anno. Cioè, avevo iniziato, diciamo, non in questo periodo, un po' più tardi. È quasi un anno, diciamo, tipo 10 mesi. Quindi vi ringrazio perché è stata, diciamo, la serie che non portava nessuno. Cioè, pochissime persone la portavano in Italia, PES. E decisi di farla così. È andata bene, ragazzi. Per me è andata bene perché non avrei, cioè, mai avrei immaginato di fare determinati numeri. E devo dire che mi sono molto, ma molto divertito. Quindi sono molto felice. Tanto perché è stata veramente una cosa durata tantissimo. Perché abbiamo fatto 4 anni e non pensavo di farne così tanti di campionati qua su PES, perché ero partito mo in modo molto scettico sul gioco. Cioè, non sì, è PES, però pensavo così, in confronto a FIFA non c'è paragone. E invece mi sono cioè, sorpreso, perché devo ammettere che mi sono divertito molto di più su PES che su FIFA, e questa cosa non la capisco. Anche perché il gameplay di PES ogni anno sta migliorando. FIFA sta arrancando perché il suo gameplay, secondo me, è già a livelli stratosferici, però non riesce a implementare delle cose che dovrebbero migliorarlo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio ancora davvero
davvero tantissimo. Ci vediamo l'anno prossimo con PES 2017, che non abbandonerò perché PES 2016 non è morto, ragazzi, sul mio canale. Abbiamo ancora la stagione di Diventa un Mito da proseguire, quindi sarà ancora lunga, ci accompagnerà per tutta l'estate, quindi non vi preoccupate, continueremo su quella. Quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi ringrazio tantissimo, lo dirò infinitivamente 3355 volte, non lo so quanto vi pare, vi voglio bene. Rega, bella.